Fratelli carissimi, al tramonto di questo Venerdì Santo mi trovo in un parco vicino alla casa della missione qui a Takamatsu, in uno splendore, una cornice bellissima di sakura in fiore. I sakura sono gli alberi più famosi in Giappone, i ciliegi, che fioriscono sempre quando comincia la primavera, normalmente coincide con la Pasqua. Tanti anni in Giappone e non avevo mai pensato a una cosa che mi ha colpito tantissimo. Signore, penso che mi abbia parlato attraverso questi alberi, questi sakura, questi ciliegi, e per questo ci tenevo a farvi partecipi di questo che il Signore mi ha un po' ispirato. Ero venuto qui per pregare. Mi piace molto, no, in questo parco ritirarmi a volte, ma questi alberi sono stupendi, e pensavo alla croce, perché sono alberi e quando fioriscono i sakura non ci sono foglie, sono solamente i petali, i boccioli, i petali di ciliegi, e sono praticamente attaccati immediatamente al ramo e spesso ai rami grossi e anche al tronco. E stavo pensando una cosa: l'albero della nostra salvezza, la croce, come tantissimi inni della Chiesa hanno descritto in forma poetica, molto bella, Gesù Cristo come il fiore sbocciato dall'albero della croce. E contemplavo, fissavo la bellezza di questi fiori attaccati al legno del ramo o al legno del tronco, e pensavo alla mia vita, e pensavo alla croce della mia vita, a quella che ha segnato sin da quando ero nel seno di mia madre la mia vita, la croce, questo legno duro contro il quale mi sono schiantato tante volte, dal quale ho cercato di sfilarmi, dal quale ho cercato di scendere. Sapete che la tortura della croce consisteva proprio in questo, che ogni movimento facesse il condannato a questo supplizio comportava dolori atroci. Ovvio, non potevano stare fermi, cercavano aria perché la cassa toracica era compressa, allora per non soffocare si muovevano per respirare, ed erano dolori atroci, dolori terribili. Dolori che io ho sperimentato tante volte nella mia vita, muovendomi, dimenandomi, cercando di divincolarmi, di staccarmi, di scendere dalla croce, dalla realtà, dalla mia vita, dalla storia concreta e reale che Dio aveva preparato per me, ha preparato per me, e questo accade anche oggi, fratelli. Il combattimento è tutto lì. Allora, questo albero che ha visto tante mie sconfitte, questo albero testimone di tutti i miei peccati. Avete presente quando gli innamorati o le persone scrivono i propri nomi sugli alberi, no? Incidono. È un pochino così. Su questo albero della croce sono incisi tutti i miei peccati, come un registro. Anzi, se tagliamo un albero vediamo che ci sono tutti questi anelli, no? Che corrispondono ai vari anni. Ebbene, ogni anno corrisponde. A ogni anno corrisponde un anello, a ogni anno corrisponde una storia di cadute, di peccati, di ribellioni, di sofferenze indicibili. Ma quello che oggi mi colpisce, mi consola, mi dà un'allegria immensa è che su questo albero, improvvisamente, con il primo caldo, con l'inizio della primavera, appaiono questi fiori meravigliosi. Per me, la cosa più bella che c'è in Giappone. Non so, ogni anno sono come attirato quasi da una calamita, non so, mi piace perdermi proprio. Poi sono bassi questi alberi, i rami sono rami bassi, quindi proprio camminare in mezzo a questi fiori perché sembra non so, come dei cuscini soffici, è qualcosa di stupendo, non finirei di contemplarli, di passare ore guardandoli. E oggi la preghiera è stata questa, oggi il Venerdì Santo è stata questa. La scrittura della passione, intrecciata, illuminata, trasfigurata da questi alberi di sakura, da questi alberi fioriti, nel massimo della loro bellezza. E mi chiedo, ma io vedo così la mia vita?
Io vedo così la mia croce? La vedo così? Oppure no? E questo è il punto. E questo è il punto fondamentale. Questo letto d'amore dove il Signore ci sposa, dove il Signore ha firmato con il suo sangue questo contratto nuziale, sta Ketubah, con la quale si lega alla sua sposa per sempre. Questo contratto dove sono scritti tutti i doveri dello sposo, i beni che mette in gioco, che ha accumulato, che ha guadagnato per acquistare, per accogliere e fare sua la sposa, che sono stati comprati a caro prezzo. Bene, questo legno, che è oggi la mia vita, o meglio, questo legno sul quale è adagiata, crocifissa e inchiodata oggi la mia vita, la mia croce, la tua croce, sta portando questo fiore meraviglioso che è Cristo. Cioè tu vedi questo albero e quello che ti attira è la bellezza del fiore che sta, di questi fiori che stanno sbocciando o no? Pensavo, come sono tantissimi, sono come grappoli d'uva, è una cosa stupenda, guardate, veramente. Ma un fiore, un petalo, un peccato, un petalo, un istante della mia vita, un petalo, una ribellione, un petalo, un frammento della mia vita, della mia storia. E così, oggi io vado a contemplare questo nella liturgia di adorazione della croce? È questo? Ho questi occhi oggi, cioè ho dentro di me questa esperienza, per cui dal nudo legno, dalla storia concreta, reale, cruda, dolorosa, dalle ferite della mia vita, ferite inferte dai miei peccati, in ogni ferita c'è questo rametto, questa estensione, per così dire, del legno, che porta su di sé una gemma e poi un fiore con i suoi petali, il suo profumo, o è soltanto qualcosa di orribile? E questo è il mistero pasquale, è questo ciò che noi siamo chiamati a vivere, è questo che la Chiesa ci presenta, ad entrare in questo mistero che supera ogni intelligenza. Ma mistero non significa misterioso, non sono le opere maestri, no? Dei film, di fantascienza, no, mistero nella scrittura è qualcosa che invece è svelato, il mistero nascosto agli angeli, questo mistero di cui parla San Paolo, che è l'amore infinito di Dio, che è la salvezza dei pagani, che è la salvezza dei peccatori, il riscatto di ogni peccatore. Bene, la Chiesa ci accoglie oggi in questa liturgia sobria, in questa liturgia che fa presente il dolore con la passione, con tutta la scrittura. Allora io pensavo come questo mistero nel quale oggi la nostra vita sarà immersa sacramentalmente, nel senso come segno nella liturgia, nella bellezza di questa liturgia antichissima, pensavo che possiamo ascoltare la passione guardando, come in questo momento io sto guardando questo albero di Sakura, questo ciliegio con tantissimi rami, un tronco e tantissimi rami, con un'infinità di fiori, rami più deboli, rami più teneri, rami più forti, ma su tutti una esplosione di fiori meravigliosi. Allora tutta la passione, vi invito ad ascoltarla così, fratelli, vi invito me stesso, ascolterai tutto quello che faranno a Cristo, le menzogne, gli sputi, ascolterai le sue sofferenze, ascolterai il rumore dei passi, dei suoi passi sulla via della croce, vedrai la cattiveria, vedrai la violenza, come potete immaginare il film The Passion di Mel Gibson, crudo, vero, sangue, 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 il flagello che spacca la carne, spacca la carne. Avete presente queste immagini? Ascolterai gli insulti, le derisioni, le prese in giro, il rifiuto, ascolterai tutto. Ebbene, ad ogni istante è ripreso, fermato dalla passione, dal Vangelo della passione, corrisponde un grappolo di fiori, corrisponde un grappolo di petali, di boccioli profumati, meravigliosi. Fratelli, i giapponesi fanno sempre, costi quel che costi, alle volte anche sotto l'acqua se piove. In questi giorni ha piovuto, adesso è da ieri che fa un tempo stupendo, meraviglioso, e vedi questi giapponesi che vengono, hanno come tradizione venire sotto questi alberi
fare dei picnic, mangiare alle volte un barbecue, ma se no degli onigiri, che sarebbero questi panini di riso, o altre cose, e stanno insieme, con i figli, con i bambini, è stupendo, uno dei pochi momenti in cui tu vedi famiglie unite, nel senso che poi il lavoro, no, i ritmi, e anche questo è un segno che a me ha parlato tantissimo quest'anno, perché è quello che in fondo il Signore vuole dare a loro, come vuole dare a te, riposare all'ombra dell'albero della croce, fiorito con la vita di Cristo, fiorito dell'amore infinito che ha avuto ragione di ogni peccato. L'amore di Cristo, questi fiori sono l'amore di Cristo, questi petali sono l'amore infinito di Cristo, assurdo, inconcepibile, che riesce a fiorire dalle ferite, che esce da questi pertugi che spaccano il legno, perché la vita è più forte della morte. In inverno questi sakura sono spogli, totalmente spogli. Quante volte noi vediamo la nostra vita come un albero di sakura, la nostra croce come un albero di sakura in inverno, spoglio, inutile, senza senso, dolore, angoscia, tutto quello che Cristo ha sofferto e che oggi contempleremo, ma la vita che era nascosta e celata in quella morte, attento, per questo mette i brividi, dà le vertigini. La vita che è nascosta, celata, ma vera, autentica, pulsante, dentro l'albero della croce. Dentro quest'albero che non è un albero secco, non è un albero... Se fate... Perché piangete? Donne, non piangete su di me, perché se si fa così con il legno verde, capite? Con il legno verde, è un legno verde. L'albero della croce del nostro Signore Gesù Cristo è un albero verde con il secco che si fa con il secco. Perché chiaro, il demonio ti mostra... che questo albero è un albero secco, è un albero terribile, per questo ti dimeni, per questo tu non trovi vita lì, perché cerchi la vita da un'altra parte, per questo fai come il ladrone cattivo, diciamo così, che bestemmia fino a un punto di morte, ti dimeni, tu vuoi qualcos'altro. Il demonio ti costantemente dice scendi dalla croce, lo vedi che è uno scandalo, ma certo che è uno scandalo, agli occhi carnali, agli occhi... dell'uomo che è uscito dal paradiso e per questo non sa più riconoscere l'amore vero, attento, per gli occhi nostri, ingannati, questi occhi pieni di menzogna, sporcati, di un uomo ubriaco che non riesce a capire, che non riesce a vedere, bene, questi occhi che non sanno intercettare l'amore, non lo conoscono, scambiano l'amore per la passione, scambiano l'amore per l'egoismo, scambiano l'amore per l'appropriazione dell'altro. Anche i più grandi sacrifici, anche le più grandi cose che noi possiamo fare per l'altro, in fondo è per saziare noi stessi, per sentirci vivi, capite? Allora, quando appare questo amore scandaloso, quando appare questo amore impressionante, quando appare l'amore di Cristo, cioè questi fiori meravigliosi su un tronco nudo, non capiamo, non possiamo pensare, perché non abbiamo le categorie mentali, perché siamo precipitati dal paradiso, per cui le nostre unità di misura, i nostri criteri intellettuali, i nostri criteri sentimentali, tutto è sfalsato, tutto è sballato, non abbiamo la capacità di misurare l'amore, per questo dice che è un amore senza misura, è un amore smisurato, con la misura con la quale misurate sarete misurati, cioè con quale misura? Non ce l'abbiamo, perché siamo ubriachi di menzogna. Allora il demonio ha buon gioco costantemente a dirti guarda questa è tutta una fesseria, ma che cosa, umiliarti? Ma che, chi l'ha detto che devi umiliarti davanti a tuo marito che ti sta tradendo? O con una donna o con mille altri modi? Umiliarti davanti ai tuoi genitori, obbedire, ma vedi che non ti capiscono, eccetera eccetera, la malattia, e questo sarebbe Dio che ti vuole bene, questa sofferenza, questo problema, la croce, ti hanno abbandonato, guarda, ti hanno abbandonato quando sei nato, ma questo è amore? Ma questo è peccato, questo è un Dio terribile, mostruoso, che ha permesso, o forse ha voluto, nella sua malizia, nella sua mostruosità, nella sua onnipotenza, con la quale gioca, che tu uscissi al lotto degli abbandonati, per cui tu, tua madre non ti ha riconosciuto, sei nato e non l'hai mai vista in faccia, non ti ha allattato. Non hai avuto questo rapporto nella carne, in questa voragine affettiva.
Per esempio, sei stato violentato, sei stata violentata, da piccola, tuo padre ti ha abbandonato, tua madre non ti ha capito, hai avuto una malattia, è morto tuo figlio. Davanti a lui si copre il volto, come uno davanti al quale si copre il volto. Aspetta, arriviamo al punto fondamentale, al centro di tutto questo, perché la Chiesa si sta portando a riposare sotto questo albero, l'albero della mia salvezza, l'albero dove il Signore mi sposa, dove si dona completamente a me. Ci viene a far fare questo picnic. Noi faremo, fratelli, la cena di Pasqua, l'Eucaristia, la veglia pasquale, sarà come questo Hanami si chiama. Questo picnic, questo passare il tempo riposando con quest'aria bellissima, la primavera, il clima più bello, né caldo né freddo, una cosa meravigliosa, senza umido, i bambini che corrono, una cosa bellissima, veramente un'immagine che qui poi ancora di più chiama l'attenzione. Bene, questa è la notte di Pasqua, al centro c'è questa croce che fiorisce, questo uomo davanti al quale ci si copre la faccia, che non aveva neanche sembianze di uomo, che non c'era in lui bellezza, non c'era in lui splendore da attirare lo sguardo, anzi il contrario, la tua vita. E davanti a me c'è un lago, un laghetto artificiale molto carino, e ci sono questi sakura che si stanno specchiando, e questa è un'altra immagine che mi ha chiamato, che ha chiamato moltissimo la mia attenzione, ha richiamato moltissimo la mia attenzione, una cosa che stavo pensando da molto tempo. E questa è la croce, e questa è la croce piantata nella tua vita e nella mia vita. La croce di Cristo, che si specchia perfettamente nella tua. Nella stessa croce, è specchiata, ma è la stessa croce, no? Nello specchio d'acqua si specchia, si riflette quell'albero, non è un altro albero. E questo è il mistero enorme. Per cui tu, oggi, attento, contemplerai la croce di Cristo, contemplerai la passione di Cristo, contemplerai ogni istante, registrato dal Vangelo, dove lui ha sofferto, dove ha patito angoscia, tutto quello che leggeremo, tutto quello racconta la tua vita, la tua storia. Cioè Dio, il più bello dei figli dell'uomo, si è fatto te, si è fatto me. Cioè lui sta lì perché tu l'hai portato lì, o meglio, ancora di più, lui sta lì per salvarti. Ma che cosa vuol dire che sta lì per salvarti? Per salvarti ha dovuto prendere, e deve prendere, oggi, la tua storia concreta, la tua vita concreta, tutta la tua vita. Quindi non c'è un istante, non c'è un pensiero malvagio, non c'è un giudizio, non c'è niente, nessuno dei tuoi peccati che non stanno lì. Allora la passione sta raccontando i tuoi peccati, che Cristo ha preso su di sé, e che ha fatto, ha modellato la figura di Cristo identica alla tua, identica alla tua. Per questo se io guardo un crocifisso, guardo me. Se guardo un Cristo crocifisso, guardo la mia vita, guardo il mio volto, guardo i miei pensieri, guardo tutto. Lui che non ha portato peccato, lui che non aveva peccato, l'unico innocente, l'unico giusto, si è fatto peccato. Cioè si è fatto te, si è fatto me. Chi si fa te? Né tua madre, né tuo padre, né tua moglie, né tuo marito, nessuno. Non possono, non puoi, tu non puoi farti l'altro. Per quanto lo voglia amare, per quanto lo ami, non puoi. Lui sì. Ma attento, perché facendo questo, facendosi te, facendosi peccato, ha fatto che te, in quel momento, tornassi ad essere immagine e somiglianza di Dio. Figlio nel figlio. Cioè ha portato la figliolanza, ha portato la natura divina, dove l'uomo era diventato più schifoso, laddove tu avevi più calpestato, laddove tu questo anno, laddove tu oggi, laddove tu in questo tempo stai calpestando, stai deteriorando, stai sciupando, stai ferendo questa immagine, dove tu hai rinunciato a essere figlio e vuoi seguire la volontà del demonio. Lì ha portato la natura divina, lì ha portato la figliolanza divina, lì ha portato la somiglianza con il Padre, lì. Per questo dice che il più bello tra i figli dell'uomo è proprio l'uomo dei dolori, dove non c'è bellezza, dove non c'è niente da contemplare, dove non c'è niente da provare diretto. Bene, su questo albero fiorisce il volto di Cristo. E questo il contrappasso, e questo il cortocircuito divino, è questo specchio, al punto che tu oggi dici: ma la mia vita è la vita di Cristo, quello che io sto vivendo, questa angoscia, ma non soltanto la mia,
se non quella di mio marito, se non di quel figlio perduto che se n'è andato con un amante, che ha lasciato la sua moglie, e tu ti trovi triste e incapace di fare qualcosa perché quel figlio sta così, quella figlia ha pensato questo, perché stai sola, perché non ti sei sposata, perché non riesci ad avere figli, perché tuo figlio è malato, perché non hai lavoro, perché sei anziana, stai sola, nessuno ti vuole vedere, perché non ti capiscono, perché ti umiliano, perché sul lavoro sei l'ultimo cretino, o quello che sia. Tutto questo è Cristo, tutto questo è Cristo, a tutto questo noi stiamo reagendo, vero? Stiamo reagendo con malizia, stiamo reagendo dimenandoci sulla croce, soffrendo dolori atroci, ma continuiamo perché pensiamo di poter cambiare le sorti, pensiamo, l'orgoglio, la superbia, no? Bene, Cristo ha deposto nella superbia la sua umiltà, è questo cortocircuito, fratelli, è questo cortocircuito, in quella superbia che ti ha fatto allontanare migliaia di chilometri, anni luce da Dio, dal paradiso, è arrivato Cristo. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lui, il figlio che dice Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lì ha deposto, fratelli carissimi, la natura divina. Allora, il posto più lontano da Dio, raggiunto da Cristo, accolto da Cristo, diventa il posto più vicino a Dio. Oggi sarai con me nel paradiso. Il primo santo, il più lontano, il peccatore, crocifisso, ladro, assassino, quello che sia. Ricordati di me, ricordati di me. E questa è la preghiera con la quale entrare in questo venerdì santo, che è già Pasqua. Perché questo albero è dove noi riposeremo, dove noi celebreremo. Noi celebreremo che cosa la notte di Pasqua? Questo albero fiorito. Questo albero che ha avuto che ha visto e ha accolto Cristo, che ha distrutto la morte e l'ha distrutta sulla croce, ha cominciato a distruggerla nel Getsemani consegnando la sua volontà al Padre, e ha continuato a distruggerla fino a che è morto. La sua morte ha distrutto la morte, la morte in croce ha distrutto la morte del peccato. Cristo è morto sulla croce e con lui sei morto tu, con lui è morto il tuo uomo vecchio, con lui muore il tuo uomo vecchio. Ma da questo albero, da questa croce dove il Signore ha dato, ha messo il suo ultimo respiro tra dolori lancinanti, sono fioriti questi sakura. Per cui ad ogni tuo peccato c'è una risposta di misericordia. Un petalo, un fiore, vita, vita meravigliosa, vita profumata. Noi spandiamo il profumo di Cristo. Che vuol dire? Che ogni volta che la tua vita è umiliata, è disprezzata, è reietta, è rifiutata, ogni volta che la croce fa sentire i suoi chiodi dentro la tua carne e muori, muore l'uomo vecchio, muore l'uomo dell'orgoglio, muoiono pezzi della tua vita vecchia e nascono pezzi, fiori, frammenti di vita eterna, di paradiso da offrire al mondo, perché le persone possano riposare alla tua testimonianza, alla testimonianza della Chiesa. Per questo mi colpisce, mi aiuta a vedere queste famiglie che si riuniscono, perché sono immagini delle nostre comunità, in fondo la moltiplicazione dei pani, sono le nostre comunità cristiane che si riuniscono, come stasera, a celebrare un supplizio, a celebrare uno strumento di morte, a celebrare uno strumento di condanna a morte. La croce non ci fa, siamo abituati, abbiamo addomesticata. Bene, immagina, metti lì una sedia elettrica per capirlo meglio. Mettiamo lì una sedia elettrica così forse capiamo meglio. O una ghigliottina, non lo so. Qualcosa che è più, no, viva nella nostra memoria, nella nostra. Noi stiamo facendo questo. E riposiamo e ci sediamo. Allora, la compunzione, il dolore dei peccati, avviene solamente di fronte al fiore, di fronte a questi fiori. Se noi continuiamo a vedere soltanto sentimentalmente o moralisticamente un albero nudo, secco, potremmo dire, mamma mia, quanti peccati ho fatto, mamma mia, sì, potremmo sentire anche, ma quello saprà ancora orgoglio ferito. La vera compunzione, il vero desiderio di lasciare il peccato, il vero desiderio di morire con Cristo, cioè di entrare oggi e domani sabato santo dentro il silenzio, dentro la morte dell'uomo vecchio per risuscitare con Cristo, per fare l'esperienza di vedere fiorite le nostre piaghe, fiorite, per cui le persone si avvicinano a te e dicono che bella, perché questa è la redditio simboli che si faceva nella chiesa primitiva, cioè ad ogni peccato ha corrisposto un amore del Padre, ha corrisposto la vita del figlio offerta, il sangue offerto, a ogni peccato ha corrisposto, a ogni ferita del peccato ha corrisposto
il dono dello Spirito Santo che attraverso quel pertugio è entrato e ha trasformato la nostra vita, e da quella stessa ferita esce, come dai piaghe gloriose di Cristo, la notte di Pasqua, quando appare ai suoi discepoli, mostra le piaghe, da quelle piaghe gloriose esce lo Spirito Santo, esce la vita nuova. Quelle piaghe sono il luogo dove tu puoi amare, dove tu ti concedi, dove tu ti doni, dove tu regali il tuo tempo, dove tu regali il tuo onore, la tua dignità, i tuoi beni, tutto. E questo è il mistero pasquale. Oggi è il primo passo, oggi vediamo questo albero, ma già vediamo il frutto, già vediamo Cristo, già vediamo la vita che si dona, già vediamo la vita sbocciare, per questo è un unicum, venerdì, sabato, santo, domenica, è un unicum, è un solo grande mistero, la morte e la resurrezione. Contempliamo, Signore, la tua morte nell'attesa, proclamiamo, Signore, la tua morte nell'attesa della tua... annunziamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Questo è tutto il mistero della nostra vita, è tutto questo Sakura, questo albero meraviglioso. Proclama la morte, proclama un inverno, proclama questa durezza, crudezza del tronco. Dentro è nascosta la vita, dentro alle situazioni più assurde, alle situazioni più angoscianti, ai dolori più atroci. Dentro alla morte provocata dal peccato c'è Cristo che si sta donando, che ti sta abbracciando, che si sta offrendo, nascosto. Tu non lo vedi, non lo vedi in tuo figlio, non lo vedi forse nemmeno in te, non lo vedi nella tua famiglia, non lo vedi, non lo so. Oggi la Chiesa ti offre questo posto, ti offre questo luogo sotto a questo albero per poter alzare gli occhi e vedere, contemplare il frutto di questa vita. Perché dopo, ogni volta che nella tua vita apparirà la croce nuda, apparirà l'inverno, apparirà la sofferenza, dirai, ma io ho visto nella mia vita una, due, tre, dieci, cento volte questi Sakura sbocciare proprio laddove io pensavo che era tutto finito, laddove pensavo che era tutto morto, tutto secco. Allora questo è quello che ci offre oggi la Chiesa, proclamare la morte di Cristo, annunziare la sua resurrezione aspettando la sua venuta ogni istante della mia vita fino all'ultimo, alla parousia, che per me sarà il giorno del mio dies natali, della mia notte, della mia morte. Questo la Chiesa aspetta, come Israele, il ritorno del Messia in una notte di Pasqua, magari fosse in quest'anno, che viene Cristo e ci porta tutti con Lui al cielo direttamente attraverso la notte di Pasqua, senza passare attraverso la morte. Ma non lo sappiamo, sappiamo però che già Lui è venuto, già ha fatto tanto nella nostra vita, già le sue braccia stese come questi rami hanno abbracciato, hanno accolto la nostra vita e l'hanno trasformata in un fiore meraviglioso. Per questo l'uomo dei dolori, tu ed io, è l'uomo più bello tra i figli dell'uomo. Non c'è in lui bellezza umana, non c'è in lui bellezza secondo gli schemi umani, lontani dal paradiso, ma c'è in lui la bellezza meravigliosa, la bellezza stupenda che mi raccontano, che mi testimoniano questi fiori, che viene dal cielo. Chi ha creato questo fiore? Chi ha creato questo Sakura? Chi? Un uomo in laboratorio? No, l'ha fatto Dio. E lui l'ha detto, adesso esci, adesso, oggi può sbocciare questo fiore della vita eterna, questo fiore del perdono, della misericordia, che genera una vita nuova, che genera perdono, che genera pazienza, che genera apertura alla vita, che genera castità, che genera sobrietà, che genera sincerità, che genera i frutti e i fiori meravigliosi della vita celeste, dalle piaghe, dalle ferite inferte dai peccati. Perché? Perché è Cristo. Perché su quest'albero Cristo si è donato. Perché su quest'albero Cristo ha fatto sua la tua vita, ha fatto sua la tua croce, ha fatto suo ogni istante della tua storia. Buon Venerdì Santo, felice Venerdì Santo.